Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati nel mio canale, sono BlazeKen68, benvenuti in questo nuovo video. Siamo giunti al 60° appuntamento settimanale con la serie di Dragon Ball Super e quindi per l'appunto dopo aver visto il 60° episodio siamo prontissimi a scambiarci le nostre opinioni. Perciò iniziate già da adesso a lasciarmi un bel commentino facendomi sapere cosa ne avete pensato dell'episodio appena guardato e quindi direi di iniziare subito con la nostra review. Allora, giusto prima di iniziare però ci tenevo ad anticiparvi una cosa. Infatti quest'oggi torneremo un attimino, o meglio torneremo effettivamente alle modalità classiche delle review, ovviamente a cui siamo sempre stati abituati. Infatti l'esperimento delle reaction barra review è stato abbastanza carino, ho visto che è stato anche apprezzato, però allo stesso tempo mi avete fatto notare che effettivamente in delle reaction del genere c'è poco spazio per delle analisi approfondite e soprattutto per delle teorie. E quindi, almeno per il momento, torneremo alle nostre modalità classiche di review. Poi se un giorno comunque riuscirò a mettere effettivamente in modo abbastanza sensato le cose insieme, o magari farò due review ad episodio, o meglio farò una reaction e poi l'analisi approfondita, ve lo farò sapere, però questo non è il momento. Quindi detto questo, iniziamo effettivamente con la review. Allora, partiamo subito con l'episodio. Infatti riprendiamo da dove ci eravamo lasciati nello scorso episodio, con quindi Bills che dice a Trunks che può stare tranquillissimo perché ormai nel suo futuro Zamas e Black Goku sono scomparsi e quindi non sono mai esistiti. E incredibile, impressionante, fin dall'inizio dell'episodio iniziamo subito con una bomba pazzesca. Infatti Trunks fa un'osservazione incredibilmente non da poco e in tutta sincerità ci sono rimasto perché non avevo mai ragionato in questo modo nel mondo di Dragon Ball ed effettivamente mi sembra che quasi nessuno, o meglio, non ho letto nessuno che abbia ragionato in questo modo nel mondo di Dragon Ball. E vi spiego in che modo ovviamente. Infatti, Trunks ovviamente alla luce delle parole di Bills, e cioè che se un dio uccide un altro dio, il futuro cambia e non come succede nella normalità nel mondo di Dragon Ball, cioè se cambi il passato il futuro non cambia, Trunks in questo caso ragiona al ritorno al futuro. Infatti, ad esempio, se il ritorno al futuro, i genitori di Marty non si incontreranno mai e quindi non si daranno nemmeno il loro fatidico primo bacio, Marty e i suoi fratelli scompariranno interamente dalla storia nel momento in cui si trovano appunto in quel momento, non so se mi avete capito, cioè scompaiono completamente e quindi cambia tutto il futuro dal momento in cui non avviene un determinato evento. E Trunks effettivamente ragiona proprio in questo modo, perché dice: guarda, se tu hai distrutto Zamas, e quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che non lo rincontrerò più nel futuro e che quindi non ci sarà più la nascita di Black Goku. Com'è possibile che io mi trovi ancora qui, dato che comunque io mi trovo qui in questo preciso istante perché effettivamente è nato Black Goku nel futuro e io sono venuto ad avvisarvi proprio di Black Goku. E qui bisogna fare un incredibile applauso a Trunks perché ha fatto un'incredibile informazione, direi tutto hashtag incredibile in questo episodio. Però bisogna fare un applauso perché, oddio, non bisogna nemmeno fare un applauso perché forse questo è il ragionamento base, io direi, cioè secondo me ciò che viene spiegato in ritorno al futuro è la base. Se tu cambi il passato, automaticamente dovrebbe cambiare anche il futuro. In Dragon Ball invece viene stravolto un attimino il tutto. Infatti, se tu cambi il passato, si viene a creare direttamente un'altra linea temporale. In questo caso, ovviamente, noi non essendo abituati più a ragionare in stile ritorno al futuro, ma essendo abituati a ragionare in stile Dragon Ball, il cambiamento di cui ci parla Bills ci è sembrato completamente la normalità, in quanto comunque rivedendo ancora Trunks nello stesso momento, cioè rivedendolo ancora nel presente, ci è sembrata appunto la normalità, come se fosse cambiato il futuro, ma comunque Trunks diciamo è normale che si trovasse appunto nel presente. Insomma, l'avrete capito, il discorso diciamo che non è contortissimo, però da spiegare è sicuramente abbastanza contorto, perciò avrò fatto sicuramente degli erroracci nel dirvi il tutto, però spero che sia stato abbastanza chiaro. Ed infatti le stesse spiegazioni che sto provando io a darvi in questo momento le dà anche Trunks del futuro a Trunks bambino, e in tutta sincerità
quella parte forse è stata la parte dell'episodio che più mi è piaciuta in assoluto. Infatti proprio in quel momento diciamo che quelle parti dell'episodio mi hanno fatto molto molto riflettere su ciò che effettivamente secondo me, o meglio, sì, appunto, secondo me mi è mancato, e quel mi è mancato non a caso l'ho messo lì, perché mi è mancato proprio un possibile rapporto in Dragon Ball Z fra Trunks del futuro e il suo, ovviamente, alter ego. E vi dicevo, guardando questo episodio, ho sentito proprio, diciamo, riempirsi un buco che molto probabilmente si era creato con Dragon Ball Z, ma che qui in Dragon Ball Super fortunatamente siamo riusciti a riempire. Quindi abbiamo visto questo rapporto fra Mirai Trunks e Trunks bambino, colui che spiega tutto ciò che è successo nel suo futuro, o meglio che cerca di spiegare, e tra l'altro si vedono anche dei flashback molto molto belli che, parliamoci chiaro comunque, erano delle immagini stabili, non c'era nulla di animato, ma che comunque erano realizzate davvero davvero benissimo. E quindi, senza dilungarci più di tanto, dato che comunque avete visto l'episodio, Trunks del futuro spiega a Trunks bambino che nel suo futuro è tutto diverso, C18 ha fatto fuori praticamente tutti insieme a C17 e lui ovviamente a sua volta ha fatto fuori loro. Bordelli esagerati, ma alla fine ci sta tantissimo e mi è piaciuta, vi ripeto, questa parte dell'episodio in cui si vede questo rapporto fra Trunks del futuro e Trunks bambino, e in cui Trunks addirittura spiega il tutto a Trunks bambino. E in questo modo direi che c'è stata anche indirettamente una spiegazione per chi si avvicina al mondo di Dragon Ball con Dragon Ball Super senza aver visto Dragon Ball Z, e credetemi che ce n'è di gente. Ah, ecco, il prossimo spunto riguarda sempre Ritorno al Futuro e sempre Trunks bambino, perché questo lo volevo dire, assolutamente. C'è una parte in cui Trunks bambino dice a Trunks del futuro: ho letto sui libri che in pratica se cambi il futuro, o meglio se cambi il passato, perché il futuro, se cambi il passato cambia anche il futuro. E io ti dico: no Trunks, tu non l'hai letto nei libri, ma l'hai visto in Ritorno al Futuro. Ed effettivamente quella dovrebbe essere la normalità, però va benissimo anche l'interpretazione, comunque va benissimo ciò che abbiamo visto nella serie di Dragon Ball. Per me va bene. Anzi, lo ammetto, sotto alcuni punti di vista è anche più figo così, Cambi il passato, però non cambia il futuro, quindi il futuro vive completamente tutta un'altra vita, mentre il passato è un pochino come dei universi paralleli, ma ci perdiamo in della roba assurda qui. Lasciamo chiudiamo subito questo discorso. Chiudiamolo subito. E quindi, signori, concluse le spiegazioni di Trunks del futuro a Trunks bambino, si parte finalmente per il futuro. E, cosa che ho apprezzato tantissimo, c'è anche la partenza di Bulma. Signori, cosa fantastica. Intanto stavo per distruggere la PlayStation qui, ma non fa niente. Cosa assolutamente fantastica. Non me ne ero reso conto, perché effettivamente comunque nelle anticipazioni del 59 non veniva fatta vedere comunque una cosa del genere. Però mi è piaciuta tantissimo, non so perché, ma il fatto che Bulma sia partita nel futuro, o meglio alla volta del futuro, insieme a Trunks, Goku e Vegeta, mi è piaciuta tantissimo. Ormai comunque credo che sia abbastanza chiaro, prediligo tantissimo il lato umano al lato ovviamente del personaggio in combattimento, e quindi in questo caso la caratterizzazione dei personaggi per me è fondamentale. E il fatto che Bulma sia così caratterizzata bene, secondo me, e che quindi voglia andare anche lei nel futuro insieme al marito ed al figlio, secondo me è una cosa spettacolare. E quindi, una volta giunti nel futuro, io direi che da qui in poi c'è ben poco di cui parlare. Infatti comunque c'è l'incontro con la resistenza e c'è soltanto una cosa di cui parlare effettivamente nella seconda parte dell'episodio, che vi dico è volata completamente. Cioè, regà, dall'Ei Catch che separa la prima parte dalla seconda, la seconda parte 10 minuti, ma sono volati come 2 minuti. È incredibile, cioè regà, è stata una sensazione stranissima. Poi ve la spiegherò fra pochissimo, perché già avrete capito di cosa andremo a parlare effettivamente. Però prima,
Vabbè, oltrepassiamo un attimino il Trunks birbantello. Oltrepassiamolo, non facciamo commenti, perché altrimenti qui davvero andiamo nell'assurdo, nell'odd. E quindi passiamo effettivamente alla parte più importante dell'episodio, forse alla parte breakdown di tutta la saga di Black Goku. Infatti giungiamo finalmente in questo momento ufficiale e tutto quello che volete, giungiamo alla vera e propria identità di Black Goku. E signori, effettivamente era come pensavamo, non nelle modalità in cui è avvenuto, chiariamoci, però ci avevamo visto bene per quanto riguarda la persona che si trova effettivamente nel corpo di Black Goku. Infatti, udite udite, all'interno del corpo di Black Goku, o è meglio, all'interno del corpo di Goku vero e proprio, si trova proprio il nostro carissimo Zamas. E quindi ci avevamo visto più che bene, principalmente in due situazioni. La prima ovviamente per quanto riguarda Zamas all'interno del corpo di Black Goku, e quindi Black Goku alla fine è Zamas. La seconda situazione invece riguarda i depistaggi che hanno tentato negli scorsi episodi. Infatti hanno provato a farci credere che Black Goku sia praticamente, o meglio era praticamente, un falso creato tramite le super sfere del drago, quindi una copia esatta di Goku che cambia soltanto nell'aspetto caratteriale e quindi nelle ambizioni, cioè di distruzione. E quindi anche in questo caso ci avevamo visto più che bene, poiché infatti si è trattato soltanto di puro depistaggio. Le cose non sono mai andate così. C'è stato sì l'utilizzo delle super sfere del drago, non è andata come pensavamo, e cioè un controllo tramite l'orecchino, o meglio forse non lo so, qualcosa del genere potrebbe ancora esserci, forse, io ci credo ancora, però non lo so, non so spiegarvela questa cosa effettivamente, però credo che l'orecchino sia ancora legato in qualche modo a Zamasu e Black Goku. Comunque, per il momento è da escludere questa ipotesi, ed è da escludere anche una sorta di figlio di Zamasu, una sorta di creazione tramite il DNA di Zamasu, ma è soltanto un vero e proprio scambio di corpi. Ed effettivamente qualcuno aveva anche ipotizzato che all'interno di Black Goku ci fosse Ginyu, appunto tramite uno scambio di corpi. Insomma, lo scambio di corpi c'è stato, quindi la tecnica c'è stata, sono state utilizzate le super sfere del drago, però la falla più grande è stata soprattutto nel personaggio, perché non c'è Ginyu all'interno di Black Goku, ma effettivamente c'è il nostro carissimo Zamasu. E quindi sì, possiamo confermarlo ufficialmente, Zamasu è Black Goku. Ma l'altro Zamas? Beh, con l'altro Zamas effettivamente c'è ancora tutto da capire, e di questo ne sono molto molto contento, perché in questo momento diciamo che la saga di Black Goku ci ha svelato praticamente l'arcano, o meglio l'interrogativo più grande in assoluto, l'identità di Black Goku. E almeno per ora sembra effettivamente che si tratti di Zamas, o meglio ci è stato detto esplicitamente che si tratta di Zamasu, questo è sicuramente in dubbio. E quindi proviamo anche in questo momento ad analizzare le anticipazioni dell'episodio, o meglio del prossimo episodio, perché forse provandole ad analizzare forse riusciamo ad arrivare ad una sorta di conclusione. Proviamoci. Cosa vediamo nelle anticipazioni? Vediamo prima di tutto il combattimento, ovviamente, fra Black, Zamasu e i nostri amici. Però ci sono delle scene che sicuramente fanno molto molto riflettere. Infatti, prima scena che mi ha fatto riflettere tantissimo: si vede Zamas che visibilmente strappa l'orecchino a Gowas e se lo mette appunto al suo orecchio. E ovviamente la domanda che sicuramente tutti ci saremo posti è: com'è possibile? Beh, questo, come vi dicevo, è diventato l'interrogativo più grande della saga di Black Goku da questo momento in poi. Infatti potrebbero essere comunque molteplici, diciamo, le spiegazioni. Una su tutte: Zamas non è mai morto effettivamente nel presente. Perché? Ciò cosa vorrebbe dire? Vorrebbe dire, partiamo dal presupposto che Bills ha detto la verità, o meglio Bills ha detto la verità, perché regà, è un dio. Un dio, se dice una cosa, non è che la dice senza alcun fondamento, altrimenti ci sarebbe stata anche la correzione da parte di Whis. Quindi partiamo dal presupposto che Bills ha detto la pura e santa verità,
un dio uccide un dio, il dio scompare e cambia il futuro. E quindi già da qui si potrebbe iniziare a dire che se effettivamente Zamas è ancora vivo nel futuro, non c'è stata mai l'uccisione da parte di Bills. E quindi adesso non saprei, io in questa review non vorrei sbilanciarmi più di tanto, anche perché comunque negli scorsi video, quando ho provato ad avanzare qualche ipotesi e non teoria, in un qualche modo c'è stato comunque chi si è ribellato per quanto riguarda delle teorie abbastanza buttate così a casaccio. Beh, lasciamo perdere, quindi in questo momento non mi voglio dilungare più di tanto e quindi non voglio esprimermi più di tanto. E quindi per il momento la butto un attimino lì con due ipotesi. Una su tutte è che sicuramente Zamas è riuscito a scampare alla morte da parte di Bills e in qualche modo potrebbe centrare anche Black Goku. Infatti l'avrete vista sicuramente tutti la scena in cui Zamas e Black Goku si trovano sul loro pianeta, ovviamente nel decimo universo, e si danno la mano. Quindi c'è praticamente sicuramente lo zampino di Black Goku in questa storia, o meglio potrebbe esserci. La seconda ipotesi invece potrebbe riguardare in qualche modo gli anelli del tempo, non so minimamente in che modo, però potrebbe riguardare le distorsioni create da questi anelli e quindi quegli anelli verdi. Non so perché, di puro istinto vi dico una cosa del genere, però in questa settimana, o meglio nel corso della settimana, ci rifletterò sicuramente meglio e magari vi porterò qualche video approfondimento una volta che sono giunto ad una conclusione ben precisa. E quindi per il momento, e solo per il momento, mettiamo un attimino le teorie istintive da parte, quindi appunto l'istinto, e riflettiamo un pochino su ciò che abbiamo visto appunto nell'episodio. E sicuramente mi daranno anche una grossa mano nel riflettere i commenti che mi lascerete voi sotto appunto questo video. Quindi lasciate tantissimi commenti in modo che potrei pensare ovviamente a qualche teoria alla luce di tutto ciò che leggerò. E quindi signori, direi che detto questo possiamo soltanto un attimino spendere una piccola parolina sui disegni, perché rispetto allo scorso episodio in cui mi erano piaciuti davvero tantissimo, in questo episodio torniamo ai vecchi standard, o meglio torniamo anche a dei disegni che sono stati sottotono. Parliamoci chiaro. E ciò secondo me è derivato principalmente da delle inquadrature che sono evitabilissime e che ovviamente portano a dei disegni non curati benissimo. Quindi la mia critica in questo momento non è rivolta puramente verso i disegni, ma è rivolta piuttosto su delle inquadrature che poi a loro volta si portano dietro anche dei disegni non realizzati sicuramente benissimo. E quindi signori, direi che possiamo concludere qui anche questa review, che è stata una faticaccia enorme, voi non immaginate, però siamo arrivati alla fine. Quindi lasciate un bel mi piace, ovviamente, se vi è piaciuta la review, lasciate un bel commento, fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate della review e cosa ne avete pensato dell'episodio. Quindi condividete questo video, iscrivetevi al canale ovviamente se ancora non siete iscritti per altri video di questo genere, e quindi vi do appuntamento come al solito ad un prossimo video.